Benvenuti ad un nuovo video di Viti Sapienze. Io sono Arianna, con me ci sarà anche Benedetta in questo video e scopriremo quanto i romani amassero le gru. Avete presente? Quegli uccelli col collo lungo, il ciuffetto peluscioso sulla testa, i soggetti preferiti degli origami giapponesi, ne abbiamo anche uno qua, direttamente dal Giappone. Ecco, quelle più o meno. Lasciate subito il like al video e seguite il canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornate sulle uscite, che per adesso sono ancora settimanali, ogni domenica alle 15. Le gru erano un animale esotico e venivano allevate nei viviaria, poiché anche oggetto di venazione, quindi ne servivano tante, diciamo, come quelle che impiegò Tito nell'inaugurazione del Colosseo. Fu uno spettacolo strepitoso. Varrone stesso, il mio concittadino, nel De Re Rustica, ne raccomanda proprio l'allevamento perché estremamente pregiate. Quindi avrebbero fatto una gran figura sulle tavole dei ricconi romani, indipendentemente poi dall'effettivo sapore. Venivano allevate insieme ad altri uccelli particolari, come i pavoni, che potete scoprire in un altro video in questa playlist, I cibi strani dell'antica Roma, non perdetevelo. Il tipo di gru allevato non era effettivamente quello col ciuffetto che vi dicevo all'inizio, perché quelle sono orientali, i romani invece le prendevano ovviamente dall'Africa e poi le facevano riprodurre nei viviaria, quindi stiamo parlando delle damigelle della Numidia, la Grus Virgo, la cui testolina è bianca con striature nere ed è anche più piccola rispetto a quella col ciuffetto, che sarebbe poi la Gru coronata. Come ormai sapete, le cotture preferite dai romani erano l'arrosto o l'umido, oppure entrambe, una successiva all'altra, ma come dice sempre il nostro archeo-chef Nello, sono le salse a fare la differenza. Perché ogni carne ne richiede una particolare, e così anche la gru. Quindi venivano scelte quelle che si accompagnavano meglio secondo il gusto romano. Apicio ci parla delle gru come di una gran ghiottoneria da ricconi. Quindi, quando era accompagnata da garum, era un garum di ottima qualità, e ne abbiamo già parlato di garum, sempre in questa playlist, è il primo video. Quindi garum, datteri, miele aromatizzato con spezie preziosissime esotiche come il coriandolo, il pepe, che non è che si trovasse sui mercati, doveva arrivare dalle Indie, e i romani lo conoscevano tramite gli egizi, ovviamente, e i greci. Ed è scontato dire quanto fosse prezioso, infatti lo chiamavano oro nero. Per la gru, i datteri venivano tagliati a pezzettini e messi a macerare nel vino. Poi questo mix di datteri e vino veniva arricchito da spezie e veniva fatta una riduzione sul fuoco. Poi si filtrava e si metteva sulla carne. Il sapore era agrodolce, uno, come sapete ormai, dei preferiti dei romani. E una spruzzatina di garum ce la mettevano sempre, anche col miele ai datteri. Erano sperimentatori. E adesso un off topic, perché ci spostiamo un po' più avanti nel tempo, arriviamo nel Medioevo. Benedetta ci svela un'interessantissima curiosità su un autore veramente molto famoso. Vai, Benedetta! Currato Gianfigliazzi, siccome ciascuna di voi è udito e veduto puote avere, sempre della nostra città è stato notabile cittadino, liberale e magnifico, e vita cavalleresca tenendo continuamente in cani e in uccelli si è dilettato, le sue opere maggiori al presente lasciando stare. Il quale, con il suo falcone, avendo un dì presso a Peretola una gru ammazzata, trovandola grassa e giovane, quella mandò a un suo buon cuoco, il qual era chiamato Chichibio ed era Viniziano. Così si apre probabilmente la più famosa novella del Decameron di Boccaccio, Chichibio e la gru. Ok, non siamo nell'antica Roma, però Arianna ve l'aveva detto, abbiamo questo piccolo off topic e tanto lo sappiamo che appena abbiamo detto gru vi è venuta in mente subito questa novella. Quindi andiamola a scoprire e finiamo il nostro banchetto virtuale con un bel salto temporale. La storia la conosciamo un po' tutti, chi è che non ha letto Chichibio e la gru a scuola? Quindi c'è questo currato Gianfigliazzi che peraltro è stato identificato con uno dei personaggi dell'inferno dantesco che, essendo un nobile fiorentino, se ne va a caccia. Riesce a prendere una gru che è giovane e grassa e la porta al suo cuoco, Chichibio appunto,
che la cucina arrostita, così ci dice la novella. A un certo punto passa Brunetta, che è l'amata di Chichibio, e chiede un assaggio, chiaramente. Chichibio cerca di non darglielo dicendo che quella è la cena del suo signore, e alla fine lei fa un'offerta che Chichibio non può rifiutare e quindi se ne va via col suo cosciotto. Una volta a cena, chiaramente Corrado si rende conto della mancanza e quindi va subito a chiamare Chichibio, che risponde dicendo che le gru hanno una gamba sola e che lui è anche le prove. Quindi a questo punto Corrado si sente preso in giro e dice: va bene, se ha le prove, domani andiamo a vedere. Quindi l'indomani se ne partono e Chichibio chiaramente è molto molto preoccupato. E alla fine però riesce a salvarsi dalla punizione facendo una bella battuta di spirito. Se vogliamo parlare tecnicamente, stiamo parlando della quarta novella della sesta giornata. In questa giornata la regina è Elissa e dà chiaramente il tema, le risposte argute e la loro efficacia. E a narrare la novella è Nei File. Nonostante la differenza delle classi sociali, come dicevano i greci, la favola insegna che, con una battuta di spirito, quindi con la furbizia e l'intelligenza, ci si può salvare. Ma a noi fondamentalmente interessa la gru. Come abbiamo visto dalla novella, questo animale viene arrostito e viene imbandito in bella vista, diremo, alla cena di un nobile. Siamo infatti nella Firenze del 300 e abbiamo detto che Corrado è un notabile della città, quindi era un piatto molto ricco che veniva appunto consumato ancora nel Medioevo. In realtà verrà consumata anche dopo. Non è possibile non pensare al Rinascimento e quelle famose tavole imbandite delle corti papali oppure delle corti delle signorie. E ad esempio, una ricetta tarda, in realtà siamo a fine 500, ce la dà Bartolomeo Scappi, che era proprio il cuoco di Papa Pio V. Come tutti gli animali di cui vi abbiamo parlato in questa serie, anche la gru ci lascia un po' perplessi. Pensate che alcuni tipi di gru sono quasi vicini all'estinzione e non ci sogneremo mai di mangiarla. Quindi partiamo da qui per chiudere la serie, che sicuramente riprenderemo poi in futuro e magari parleremo anche di altri popoli, sicuramente di altri cibi strani. E ripartiamo appunto da qui e chiudiamo con questa riflessione. Come abbiamo visto, durante i secoli e anche nelle varie parti del mondo ci sono abitudini alimentari diverse dalle nostre. E questo è un dato di fatto, non possiamo assolutamente farci niente. E cosa possiamo fare? Possiamo rispettare semplicemente queste abitudini, perché non sono solo dovute al gusto, ma magari sono dovuti proprio a fatti culturali importanti. E allora la prossima volta che vi verrà in mente di fare quelle stupidissime battute che si fanno vicino a un ristorante cinese, ovvero chissà com'è, non ci sono più gatti, oppure magari la prossima volta che ve la prendete con degli islamici perché non rispettano le nostre leggi e non mangiano maiale, non vogliono farci mangiare maiali neanche a noi, beh, mangiatevi il vostro prosciutto e cercate di rispettare quello che è la legge, la norma halal, che è una cosa molto antica, è una tradizione, che appunto va rispettata. Pensiamo sempre che nessuno vuole farci cambiare le abitudini alimentari e nessuno ci costringerà a non mangiare appunto maiale o a mangiare i bagarozzi, forse, viste le nuove normative, per quanto riguarda il consumo di insetti. Abbiamo visto che i nostri antenati non ci mettevano niente a mangiare dei ghiri o dei topi. Anzi, diciamo i vostri, perché io rimango sempre etrusca e lo rivendico con orgoglio. Quindi, sperando che il nostro messaggio vi sia arrivato forte e chiaro, e anche sperando di avervi tenuto compagnia, vi ringraziamo tantissimo per aver visto questa serie e vi chiediamo di continuarci a seguire, chiaramente se vi è piaciuta, sia per non perdere i nostri approfondimenti e sia per sostenerci in questo nostro progetto. E quindi a questo punto vi lasciamo a domenica prossima. Ricordatevi che noi ci vediamo sempre la domenica alle 15. Abbiamo in serbo uno speciale per Pasqua e poi seguiteci e lo scoprirete.
Ovviamente, se avete dei suggerimenti, saremo contentissimi di vederli, quindi scrivetelo giù nei commenti oppure sulle chat delle nostre pagine di Facebook e di Instagram. Ci trovate sempre come Vitis Sapientiae. Arianna, il nostro archeochef Nello e io vi ringraziamo ancora tantissimo per essere stati con noi e niente, ci vediamo domenica prossima. Grazie ancora e un bacio a tutti.